Ciao amici di Castelli, oggi siamo qui con Antonio Pinto, un giovane grottagliese di 25 anni, reduce dalla stesura del suo primo libro e da varie presentazioni nel Tarantino. Oggi è qui con noi per presentarlo anche alla nostra comunità. Assolutamente sì, innanzitutto, come ha detto Chantal, sono Antonio Pinto, giovane scrittore grottagliese. L'esperienza del libro per me è un progetto importante, nel senso che ci ho dato credibilità sin da subito. È un'idea nata nel 2020, a cavallo con il Covid, periodo molto deleterio per la nostra società, però in quel periodo dentro di me è scattato qualcosa. C'è stato un cambio dall'Università di Taranto, il Polo Ionico, all'Unione Mercatorum, e lì in me qualcosina è cambiata, sia da un punto di vista di responsabilità, perché penso che le responsabilità col passare degli anni aumentino e debbano comunque formare poi il giovane, sia da un punto di vista altamente motivazionale, perché caricandomi appunto di responsabilità volevo creare qualcosa di importante. Ci sono riuscito con la laurea nel 2022, ad aprile, l'anno scorso, e con la realizzazione di questo progetto del libro, Io e la Vittoria, una bellissima ossessione, progetto importante che pian piano sta avendo la sua visibilità e sta dando poi credibilità soprattutto e importanza a chi lo legge, perché ci si può tranquillamente rivedere in quelle difficoltà affrontate e superate. Che ringraziamo Antonio, troverete un breve articolo dove spiegheremo meglio come è nato il suo libro e parte della sua vita, quindi vi invitiamo a seguirci e ad acquistare il libro di Antonio, Io e la Vittoria, una bellissima ossessione. Grazie.